mi interessava lavorare su un concetto di schermo, come qualcosa a cui si guarda, un po' come si fa con uno schermo televisivo, ma anche come qualcosa che ti separa, come un diaframma da una seconda parte dello spazio in cui vuoi nascondere qualcosa, in questo caso la sorgente luminosa. Inizialmente volevo che questo oggetto fosse una specie di foglio piegato e allora ho iniziato a lavorare su delle fustelle piane, un po' come questa qui, con l'idea che piegandole si potesse raggiungere una forma tridimensionale. Mi è piaciuto dare a questa lampada il nome Fold, che in inglese significa proprio piegare. E per il colore si è pensato subito al bianco. Il bianco ci consentiva alcuni accorgimenti. Uno, intanto faceva sembrare la lampada veramente una specie di bassorilievo, qualcosa che sbalzava dalla parete come una sorta di elemento decorativo. Poi il bianco ci aiutava anche per la diffusione della luce. L'idea era appunto che la luce venisse sia riflessa verso la parete e si diffondesse quindi grazie alla parete, sia colpisse il soffitto e di nuovo fosse riflessa verso il basso. Possiamo vedere che l'effetto finale della lampada installata sul muro è quello di avere una specie di macchia di luce delicata e morbida sulla parete, al centro della quale si staglia la forma della lampada, esaltata proprio dal controluce. Nello sviluppo della lampada si è poi arrivati al momento di pensare all'installazione. L'installazione è un momento importante per una lampada che è pensata per l'ambiente contract perché deve essere abbastanza rapida e prevedere una separazione intelligente tra la parte estetica e la parte tecnica. Si è pensato appunto di dividere la lampada in due, una parte che si fissa a muro e che accoglie il portalampade o comunque le fonti luminose e una parte estetica che si calza sulla parte precedentemente installata sul muro e l'abbraccia in questo modo. Penso che il risultato finale della lampada Fold racconti molto bene il mio lavoro, perché l'utilizzatore finale vedrà una forma molto semplice che nasconde invece una complessità spiccata, che è una complessità tecnica, industriale, produttiva, che è stata raggiunta grazie all'aiuto di Foscarini.